Ancora una volta benvenuti amici telespettatori qui al TG Tour, canale 11 del digitale terrestre, come sempre a 5 stelle Sardegna. Costui che mi è a fianco è il professor Pili. Applauso, professor sì, Pili. Sì, io la ringrazio tantissimo per la sua bontà, no, la sua simpatia. Sono semplicemente giusto perché ho visto le cose che ha organizzato nell'ultima settimana. Sì. Lei o è ubiquo o è un polpo. Come fa a fare tutte queste cose insieme? Beh, no, sono abbastanza poliedrico, però ecco, se non vorrei rubare tempo ai nostri gentili telespettatori. E quindi lanciamo lanciamo subito il nostro TG. Sì, soprattutto prima del TG là. Beh, insomma, tutto ci sono le notizie. La reclame. La reclame pubblicitaria. È vero. Per mantenere i livelli di rendimento iniziale, gli impianti fotovoltaici hanno necessità di manutenzione e pulizia costante. Lisa Service di Flavio Trincas è lo specialista nella pulizia di impianti fotovoltaici. Aumenta la resa del tuo impianto anche del 30%. Lisa Service di Flavio Trincas. Non soffriamo di vertigini. Andiamo avanti con le nostre notizie rapidamente. Dai tablet si evince. India, un treno in fiamme. Purtroppo 40 morti carbonizzati. Oltre 40 persone hanno perso la vita nella nottata nell'incendio di un treno passeggeri. Sapete che in India questi treni passeggeri sono colmi di persone. Si mettono sul tetto del treno, attraversano cavi elettrici. Ogni tanto ne succede una. E purtroppo in India 40 morti. Triste dirlo, cinico dirlo. Ma sono 40 morti che passano quasi inosservati. Professor Pili, 1 miliardo di persone al mondo, sì, con lo Stato. Io voglio ricordare, perché sono amico anche di varie persone che sono state in India, mi facevano presente un rubifragio che si era proprio abbattuto su una regione dell'India, aveva portato al creatore 3.000 persone. Nessuno ne ha mai parlato perché sono posti congestionati dalla gente e purtroppo sono anche posti che a poco stanno emancipando, sta diventando una potenza mondiale economicamente. Però economicamente i diritti umani sono un pochino più. Oltre che poi le inosservanze, norme di sicurezza. E la fine che faremo noi fra qualche anno se i nostri parlamentari continueranno a non andare alle sedute della Camera. Un assenteista su 5 tra i nostri parlamentari per un pari di 22% sull'intero numero. Il più assenteista è Ghedini, l'avvocato di Berlusconi. Pistoia, muore un bambino di 5 mesi intrappolato tra le sbarre del lettino. Quindi dramma familiare, incidente domestico, come spesso accade e come spesso non si dice nella stampa, perché sono cose che fanno quasi poca notizia. Andiamo avanti con le notizie invece dalla Stampa di Torino, che è un giornale che a noi piace molto, almeno a me personalmente. 300 milioni di persone senza luce, un blackout spegne l'India. Ecco un altro problema in India. Un blackout, pensate anche a questo problema qua, quanto indotto drammatico avrà visto. Le Pussy Riot alla sbarra, subito le scuse, la banda di punk in carcere da 5 mesi per la loro preghiera anti-Putin. Quindi praticamente sono state arrestate queste ragazzine Pussy Riot che facevano questa preghiera contro Putin, insomma, per cancellare Putin dalla faccia della terra. Si sono pentite, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, si ritrova la notizia del bambino morto. Soru vende casa a Villa Simius e chiede 24 milioni di euro. Ragazzi, la villa in Sardegna, ampliabile con un piano casa, insomma, che ha varato Berlusconi, vedete come poi tornano i nodi al pettine. Quindi lui, che ha la villa davanti al mare, approfitta subito di una legge di Berlusconi, il diavolo, che gli dà la possibilità di costruire un 30% in più sulla villa, che già sono centinaia di metri quadrati. Ma questo cinismo politico, lei come lo vede? Beh, io ricordo che certamente per questa villa aveva avuto i suoi problemi, nel senso che l'opposizione di centrodestra l'aveva proprio. Gli aveva fatto notare certamente questa villa di fronte al mare. Come gli voglio anche ricordare i problemi che lui aveva avuto, non so se lo ricorda, per quanto riguarda la famosa spazzatura napoletana, contatto di manifestazione così. Io penso che certamente un po' io questa. Penso di aver perso anche qualche perdigone. Perché lei era presente insieme con Antonio Online, la sua collega. Esatto. E perciò molte volte la lotta politica è diventata molto americana, perciò le cose di ognuno dell'altro vengono, come posso dire, amplificate e soprattutto buttate in pasto alla gente, perciò anche la dimensione, io voglio ricordare sempre l'esempio della Nettezza Urbana, con tanto di folla che portava la spazzatura lì e con tanto di cellere che poi, perché è finita poi a Perdigoni, fuochi,
gente arrestata, eccetera, eccetera. In conclusione diciamo, chi volesse farsi la vacanza a Villa Simius con una certa classe, compratevi la villa di Soru. Un solo consiglio, controllate bene in conservatoria che non ci siano ipoteche di nessun genere. Perché tu vuoi andare a Vignola. Anche perché devono pagare 24 milioni di euro. Quindi ragazzi, vacanze non vacanze, c'è chi se ne può permettere, c'è chi no. Il nostro Carlo Ghiani ha fatto una piccola inchiesta per le strade di Cagliari, vediamolo. Carlo Ghiani per il TG Tour, ringraziamo per la linea. Ci troviamo oggi in via Garibaldi a Cagliari per parlare di vacanze. Ci troviamo a luglio, alla fine di questo mese caldissimo, nel periodo più rovente insomma per quanto riguarda appunto le vacanze. In questo 2012 caratterizzato dalla crisi dell'euro, dallo spread, ma poi sanno tutti veramente che cos'è questo spread, tante famiglie hanno dovuto ridurre i costi e cambiare abitudini. Adesso andiamo a sentire insomma come i sardi andranno a passare questo mese di agosto e se faranno vacanze oppure si terranno stretto il posto di lavoro. Dove andate in vacanza quest'anno? Oslo. Ragazzi, quest'anno andate in vacanza? Non penso. Studio, lavoro? Niente. Rimarrete a Cagliari a godervi un po' di movida? Sì. Basta. Se così si può chiamare. Non vi piace insomma il clima che si respira a Cagliari? Più o meno. Sempre lo stesso. È una città morta? Un po' monotona. Vacanze in città o all'estero? No, è in città. Rimarrà qua a Cagliari? Rimango a Cagliari, non sono di Cagliari però sono venuta per lavoro. Di dov'è? Di Lecce. Dove andrai in vacanza quest'anno? Noi sempre qui. Le vacanze quest'anno dove? A casa. Dove andrai in vacanza quest'anno? Budapest. Budapest. Quest'anno le vacanze dove? Già fatte un po' a Tenerife. A Tenerife? Sì. Quindi si godrà adesso la spiaggia e il clima di Cagliari? Sì, e poi se va bene a dicembre ripartiamo perché lì è sempre primavera, quindi ci godiamo il clima caldo. Quindi questo spread permette comunque di andare in vacanza? Io ormai sono in pensione, per cui quello che ho arriva ogni mese, non ho problemi, per fortuna. Se non va peggio, finché sta così va ancora bene. Perfetto, grazie. Vacanze dove quest'anno? Vacanze in Sardegna, Villa Simius. Niente estero? No, quest'anno no. Lavori? Sì, sono una lavoratrice. Quindi anche chi lavora riesce a ritagliarsi qualche giorno di ferie? Qualche giorno sì, per forza. Giusto qualche giorno così, però non tantissimo. No. Dove lavori? Lavoro in un'edicola. Insomma, abbiamo visto come Cagliari si è divisa tra chi rimarrà in questa splendida città e chi invece andrà in vacanza o al mare in Sardegna oppure all'estero. Certo, i commercianti avranno più difficoltà ad andare in ferie, ma soprattutto chi il lavoro fisso non ce l'ha, ha un contratto a tempo determinato e deve difenderlo strenuamente. Chi dovrà rimanere, o per forza o per scelta, avrà comunque modo di apprezzare e riscoprire una città meravigliosa con i suoi viali, il suo lungomare poetto, le sue passeggiate e la movida notturna. Da lì adesso torna al TG Tour, un saluto da Carlo Ghiani. Come avete visto, opinioni discordanti perciò sul caro vacanza, ma soprattutto dove andare in vacanza. Quest'anno siamo messi in mano. Ecco, dove andrà lei? Ma guardi, io in vacanza vado a Marina Piccola, anzi chi volesse venire. Che c'è lì? Nuda, è proprio così. Vabbè, un bel vedere, un mare c'è. Beh, poeto sempre. Accogliente, bellissimo, che se ne dica, tant'è vero che è venuta la nostra amica dal continente, sì, dirigente sì, dei Verdi, come si chiama? È vero, si chiama Elisa Scarano Lombarda, che ci ha fatto una bella intervista, ci ha rilasciato, insomma fa presente un po' certamente il problema del nostro caro poeta, perciò degrado, incuria, abbandono, ma soprattutto che cosa? Cosa c'è? L'amianto. E ha fatto notare che ci sono anche troppi, in pochi chilometri lineari di spiaggia, stabilimenti militari. Quindi questa ragazza quando ha visto questa spiaggia si è commossa. È una delle cose più belle che ho visto in vita mia. Ci sono troppi stabilimenti militari e troppi casini. Amianto, gente che impenna, Ramandizio. Ricordate, Lombarda, ci dice lei cosa dire, cosa fa. Sentiamola. Elisa, come mai qua e soprattutto qui nella nostra Sardegna, nella nostra Cagliari, nel nostro poeto che tanto ha bisogno, ma soprattutto langue, anche perché domani ci sarà questa grande conferenza? Allora, come Giovani Verdi proponiamo e pensiamo che tutti gli esseri viventi possano vivere, diciamo, in pace, in un ambiente sano.
quindi il poeta potrebbe essere proprio un simbolo di quello che potrebbe essere il futuro sicuramente. Siamo venuti qui a dare il nostro sostegno e quello che voglio dire ai giovani appunto della Sardegna è di portare avanti e di tutelare quello che è il loro territorio, di non far sì che tutto questo venga cancellato da pochi, perché vale molto di più di qualche punteggio nel PIL. Senti, noi abbiamo avuto questa triste esperienza soprattutto quest'estate con la giunta Zedda, con la Mentozzedda, certamente di questa scoperta di questo amianto. E insomma, e proponete il manuale di autodifesa del bagnante, ma cos'è? Cioè deve conoscere una lotta giapponese per picchiare il suo vicino? No, allora, prima di parlare del manuale dei diritti dei bagnanti voglio dire una cosa, che è da 8 mesi che diciamo è caduto il governo Berlusconi, ma questo nuovo governo non ha assolutamente fatto niente per quanto riguarda le bonifiche e la tutela ambientale. Ha fatto sì nel decreto sviluppo, ha inserito i green jobs, ma poi non abbiamo veramente una strategia sulle energie rinnovabili, sul turismo e sulle bonifiche. Quindi assolutamente noi chiediamo come Giovani Verdi, prima di tutto questo, al governo di fare veramente una strategia politica sull'ambiente, e pensiamo che una visione ecologista europea possa veramente essere la chiave d'accesso per portare avanti appunto tutto il lavoro e per riportare avanti un po' l'economia. Senti, cosa pensare di questa spiaggia del Poeto che certamente si estende per 9 chilometri? E che da parte dei nostri bagnanti, delle persone che vengono al mare, l'hanno trovata chiusa per questa bonifica. Prima di tutto sono rimasta veramente stupita del fatto che ci sono 9 stabilimenti militari solo qui a Marina Piccola. Io avevo capito che era su tutto il territorio di Cagliari. Stabilimenti militari oltretutto che hanno tetti in amianto, qui si mette in pericolo la salute dei cittadini, perché questi tetti in amianto sappiamo benissimo quello che possono provocare se si sgretolano e via dicendo. Altra cosa, viene portato via del suolo che è pubblico, che è nostro e quindi è un nostro diritto. Quindi io faccio l'appello a tutti i cittadini di Cagliari di essere qui presenti domani, di far sentire la loro voce e di capire che se il poretto muore, muore una parte di spiaggia bellissima di tutta l'Italia. Il futuro della spiaggia dipende da tutti noi. Senti Elisa, tu giovane verde, ecco, cosa potresti dire al nostro caro, altrettanto giovane sindaco di Cagliari? Posso dirgli di tutelare veramente quello che è il vero valore della Sardegna e di Cagliari, che è il territorio, è la cultura, è la storia. È da qui che veramente si può riprendere, i giovani possano veramente costruirsi un lavoro. Non pensare che nel consumo del suolo o in queste grandi industrie che ci sono qui presenti che si possa avere una qualità della vita e il lavoro. Non è in quello che si troverà di certo un lavoro, l'abbiamo visto anche con l'Ilva di Taranto in questi giorni, che alla fine ce l'abbiamo fatta, perché finalmente stanno pagando l'inquinamento, anche per un inquinamento che sta andando avanti anche per le future generazioni. Elisa Scarano, classe 1985. Ecco, diciamolo ai nostri gentili telespettatori, quanti anni ha? 27, appena compiuti. Giovane speranza, certamente un po' della nuova politica italiana. Ma noi non cerchiamo un leader come Giovani Verdi, non cerchiamo un capogruppo, siamo un movimento. Io sono la voce di tanti altri Giovani Verdi che si trovano in tutto il territorio italiano. E invito infatti tutti i Giovani Verdi, soprattutto di Cagliari, di avvicinarsi al Movimento dei Verdi, che comunque sta facendo molto su questo territorio. In questi giorni ho potuto appunto partecipare ad un evento come Arteco, che comunque è stato proposto anche dal Movimento dei Verdi di Cagliari. E devo dire che veramente è stata un'esperienza molto bella, forte, e ho capito che c'è una buona rete di persone pronte a salvaguardare l'ambiente, ad avere un futuro diverso, una Sardegna migliore, un mondo migliore. Cari amici, abbiamo intervistato Elisa Scarano, giovane verde, ma soprattutto co-presidente nazionale dei Giovani Verdi. Un caro saluto da Angelo Pili. Ciao a tutti. Ritiamo professore, abbiamo dobbiamo muoverci, sta finendo tutto il tempo. Lato B, vediamo un pochino se riusciamo a risolvere questo Java error. Entriamo subito nel sito dell'Unione Sarda e vediamo se troviamo un gossip.
lì per lì, allettante. Qua. Pellegrini e Magnini in piscina, i belli del nuoto azzurro sono arrivati a Londra. Però a Londra sono arrivati i migliori disdutti, loro andando sì, sì, anche perché la Pellegrini perché, ha... Esatto. Mentre invece ce l'abbiamo ancora a fianco la Vanessa, la nuova fiamma di Balotelli. Ecco, facciamo vedere. Nell'insieme l'immagine è questa. Nella sua bellezza. Due che nuotano e una che aspetta di nuotare. Andiamo avanti con con il nostro gossip. Cristina Chiabotto è a Formentera, molto sexy, Miss Italia 2004, in bikini. Si presenta in bikini sotto la canicola Il Solleone della Spagna. Eccola qua la nostra Cristina. Formentera, insomma, per una ragazza così formera. Ma lei è stato... A Formentera? Ibiza! Non mi ricordo, sono andato all'Idroscalo. Insomma, comunque, posti belli. Di Sant'Elia. Sì, sono andato... Allora, io vado spesso, molto volentieri, per esempio... alla porticciola di Sant'Elia, quello dei pescatori. Oh, Gigi e Anna al mare a Porto Rotondo, invece Anna Tattangelo e Gigi D'Alessio sfoggiano quella pancetta, la pancetta di Gigi D'Alessio, in questo caso nessuno è incinta, a Porto Rotondo, voilà! Sì. 90.000 euro al mese. Con la nostra Sardegna è meta di questi VIPs. Sta decollando anche Pula, sì. Dove per esempio quest'anno abbiamo Woody Allen. Oh, bellissimo! Ha detto ragazzi non mi circhesi, non parlo con nessuno, mi siedo in spiaggia e basta. Diamo, caro professore, appuntamento domani ai nostri teleascoltatori, telespettatori, teleinterventisti e obiettori. Condividete, obiettate, noi accettiamo qualsiasi critica come quella che ci fa Alfio da Assemini. Ragazzi, siete fantastici, ma questo è è un'opinione, è positiva. Siete fantastici. Comunque, seguiteci anche su YouTube, su Facebook e su Twitter, negli indirizzi e negli orari che trovate in sovraimpressione. Caro professor Piri, a domani. Io la ringrazio. Di nuovo a tutti. Per mantenere i livelli di rendimento iniziale, gli impianti fotovoltaici hanno necessità di manutenzione e pulizia costante. Lisa Service di Flavio Trincas è lo specialista nella pulizia di impianti fotovoltaici. Aumenta la resa del tuo impianto anche del 30%. Lisa Service di Flavio Trincas. Non soffriamo di vertigini.